La Tecnosystem 3 si occupa di progettazione e installazione di impianti antifurto, antitaccheggio, antincendio e videosorveglianza, impianti elettrici, condizionamento e depurazione aria, impianti telefonici e trasmissione dati. Tecnosystem 3. Il vostro comfort è la nostra filosofia. Italia Amica, il rotocalco settimanale di Maristella, vi aspetta ogni sabato. Musica, cronaca, curiosità e tanti ospiti prestigiosi. Perché senza di voi non siamo nessuno. E poi di sabato sera 21:15 con tutti questi programmi importanti a destra, a sinistra, siete qui davanti a questo teleschermo a guardare noi, Italia Amica, grazie, noi facciamo un applauso a voi a casa e vi mandiamo un bacio. Grazie di cuore. Allora, il tempo stringe, è sempre tiranno con noi, perché ogni puntata è stata più ricca e in particolare questa decima puntata, che sarà l'ultima di questa edizione, ma ci auguriamo che non sia l'ultima, ma che per il prossimo anno
ricominciamo con la terza edizione e sempre, sempre più ricca e sempre meglio. Ma vado subito dal nostro, ve lo ricordate? L'oroscopo in diretta, Daniel. Ciao, un applauso al nostro Daniel. Buonasera a tutti. Grazie. Un applauso a Daniel, perché non è meno importante. Grazie. E poi alla mia sinistra, dalla parte del mio corazon, la nostra Baccini Colorati, Marzia Sedok. Eccola qua. Tutta inquadriamola. Ce la fate inquadrarla? Buonasera tutta? A tutti. Grazie. E poi di nuovo stasera, nuovamente, chi abbiamo qui? Chi abbiamo qui? Il nostro patron, Sergio Garroni. Esatto. Buonasera. Garroni. Della musica controcorrente, quindi parleremo di musica di oggi. Ma il contenitore ieri e oggi e futuro che abbiamo importante, chi è, signori? Il nostro Don Bacchi. Ecco. Mi auguro, Don, che Maristella ti abbia presentato nella maniera giusta. Grazie per essere qui con noi, con questa nostra decima puntata che davvero... ci darai, non so, tutto in positivo, un benessere particolare. Nel senso, ho detto bene, ieri, oggi e futuro. Beh, perché per quanto comunque, mi riguarda, sì. Fai concerti ancora oggi, sì, quindi, sì, ma non ancora oggi nel senso che hai 100 anni, anche se lo auguriamo i 100 anni. Vicino, però, ma eh, nel senso che non siamo più ragazzini, però, cosa stai facendo ultimamente? Poi andiamo a raccontare. Ma adesso proprio in ultimo. Raccontiamolo con calma, ma diciamo che, ecco, proprio gli ultimi giorni sto completando la mia pentalogia, ovvero sono 5 libri, e quindi sto completando il 5° che uscirà l'anno prossimo. Adesso fra una decina di giorni uscirà il 4°. E allora sai cosa facciamo, Don Bacchi? Tu che sei il nostro mito? Lo diciamo qua in diretta, i nostri telespettatori lo sanno, Maristella mantiene le promesse. La terza edizione, prima puntata, sarà dedicata nuovamente al nostro Don Bacchi. Applausi. Bene. Applausi. Grazie. Grazie. E non a meno, anche se non si vede questa sera, ma comunque già si è già seduta, alzata, è stata dietro le quinte e ha parlato anche lei di musica, eccetera. Non voglio dimenticare la nostra Sara al trucco, non solo trucco, costumista, e chi più ne ha più ne metta. Sara, tutto il suo applauso. E non a meno, ricordiamo che per tutte le 10 puntate, oltre delle brentelle qui a Rubano, il centro commerciale, le brentelle, ripeto, ha vestito Maristella, quindi va oltre la moda. Ma posso dire, alla 10ª puntata, qualche chiletto, un po' di sgonfiore, guardate la cintura, guardate qua, la mi cintura come gira. Prego, ma riprendiamo questa cintura. Regista, riprendiamo questa cintura. Eccola qua. E dai, signori, ma vogliamo fare l'applauso ai miei 3 chili persi? Direi. Grazie, comunque i nostri telespettatori amano così come siamo, un po' di più, un po' di meno, con qualche chiletto. L'importante è, come dicevamo, dietro le quinte con Don Bacchi, è che l'artista non perda mai la sua spontaneità, che questo è importante. Adesso andiamo subito dalla nostra mitica Marzia Sedok. Come avete visto, Italia Amica ha scelto sempre il suo casting con molta attenzione, perché non solo ha portato i suoi Baccini Colorati e comunque ricordiamo l'evento mitico Cacao Meravigliao con il nostro grande maestro Renzo Arbore, ma dobbiamo dire che ancora oggi Marzia si occupa delle sue Cacao Meravigliao, quindi spettacoli in tutto il mondo, Italia, Olanda e chi più ne ha più ne metta. Ma non dimentica il sociale, che è tutto ciò che le porta bene, perché dare bene, signori, anche se non porta, a chi lo fai, comunque poi prima o poi ti arriva. Secondo me questo è un dato di fatto. Marzia, questo applauso è personale. Grazie, grazie Maristella. E allora passo a te la parola. Hai proprio ragione, perché anche se non ti ritorno, ma ti apre il cuore, e questo è già tantissimo. E voglio sempre ricordare oggi l'ultima puntata di quest'anno, e che mi trovato allo sportello al municipio 8, quella di Tor Bella Monaca, ogni martedì e giovedì
fino a martedì fino al 16:30, dove noi facciamo integrazione di immigrazione e diamo servizi ai stranieri e nonne, alle ragazze madre, alle rifugiate politici. E mi potete sempre trovare lì direttamente, stanza 47, piano 0. Una cosa importantissima. Sì. E poi adesso in ultimo, che cosa state facendo? Che allora, adesso appunto chiameremo in diretta questa intervista telefonica. Sì, che chiameremo professor Franco Di Filippo, che lui è il primario chirurgi del Polo Oncologico Istituto Regina Elena di Roma. E abbiamo fatto un progetto insieme con il professore. Diciamo che questo progetto è partito da Lorenzo Marini, che lui è stato male, è stato curato dal professore. Dimmi. Dopo che lui poi è guarito, è venuto per parlare, per poter aiutare, diciamo, l'ospedale, perché ci sono dei problematiche, adesso ci sono stati dei tagli anche per la sanità, soprattutto per il rimbarto per il tumore al seno, dove il professore si sta occupando. È una cosa molto importante, perché per comprare dei macchinari e per raccogliere dei fondi per poter dare un stipendio ai ricercatori. Ecco, quindi e questo stasera, è il nostro progetto. Stasera un'ottima cosa anche con te, Don Bacchi, che aiuti a noi e a Marzia e a tutti coloro che, insomma, è una cosa bellissima poter aiutare nel nostro piccolo con Italia Amica. Quindi, perché adesso appunto ci sono sempre più tagli, Don Bacchi, io non capisco, cioè, ma in tutti i settori. Purtroppo sì. Non so tu come la pensi. E come la penso? La penso come la pensano tutti, praticamente ci sono due settori almeno che dovrebbero essere risparmiati. Quello della scuola e ovviamente quello della medicina. Certamente se si tolgono i soldi lì, anche la ricerca viene meno e quindi anche le malattie saranno debellate con minore facilità. Questo è vero. Allora, abbiamo forse la telefonata in diretta del professore? Pronto? Sì, Marzia! Sì, pronto. Buonasera, professore Franco Di Filippo. Come stai, tesoro? Tutto bene? Eh? Bene, bene, bene. Grazie, grazie. Guarda, siamo contenti che abbiamo un primario così positivo e poi anche la voglia proprio di fare, che abbiamo fatto questa iniziativa insieme con Lorenzo Marini, con Stefano Carmignani, che lui è presidente degli amici di Claudio Carmignani, il suo figlio, che è un'associazione Onlus, e che abbiamo abbracciato proprio questo progetto. Ecco, se magari lei si vuole dire qualcosa, soprattutto dove sta lavorando attualmente, lì a Regina Elena. Sì, io sono il primario della divisione che si occupa della chirurgia dei tumori del seno, e, per cui stiamo cercando di trovare delle tecnologie innovative per poter migliorare ovviamente questo tipo di chirurgia, che possibilmente non deve essere più aggressiva come era un tempo, ma bisogna fare il minimo intervento efficace. Per esempio, abbiamo una tecnologia nuova che ci consente di fare la ricerca del cosiddetto linfonodo sentinella per verificare se in caso di un tumore del seno i linfonodi dell'ascella sono stati già coinvolti dalla malattia, e questa tecnologia moderna ci permette di avere un esame istologico di tutto questo linfonodo mentre si opera, e quindi la donna, noi sappiamo se dobbiamo fare un'asportazione dei linfonodi dell'ascella mentre la paziente dorme, quindi la paziente non viene operata due volte. Nei casi di necessità, e purtroppo ce ne sono ancora, gli interventi demolitivi, cioè dove si deve asportare tutto il seno, pratichiamo un intervento innovativo in cui viene asportata solo la ghiandola e si lascia la cute, l'areola e il capezzolo, e si impianta una protesi definitiva. La donna, quando esce dall'istituto, ha avuto la sua cura, ma esteticamente
non ha di nuovo niente. Il suo seno, quindi la sua mutilazione è forse più psicologica che reale. Soprattutto la possibilità di conservare il complesso areola-capezzola è molto importante, perché nella donna questo è un po' l'elemento femminile, l'elemento che porta la possibilità dell'allattamento, quindi la realizzazione di essere madre. Quindi viene visto se si può lasciare meglio, perché viene visto come una mutilazione importante. Stiamo cercando delle nuove tecnologie da sempre per migliorare la possibilità di questi interventi. Ecco perché così occasionalmente ci siamo conosciuti e abbiamo chiesto il vostro supporto per poter migliorare la ricerca, le tecnologie nuove che possono portare al miglioramento della sopravvivenza, che è la cosa più importante, ma anche della qualità del trattamento, dell'estetica, che per una donna è sempre un fatto importante. Professore, buonasera, infatti anche da parte di Maristella, Italia Amica, e appunto che ringraziamo Marzia. Saluto tutti voi, anche i vostri telespettatori ovviamente. Guardi, le facciamo un applauso perché è meritatissimo, perché oltre appunto a fare il vostro lavoro è una missione importante. Grazie. Beh, io sono io che ringrazio voi e speriamo appunto che con il vostro supporto si possano avere dei fondi per migliorare la ricerca, avere nuove tecnologie che migliorino la sopravvivenza di queste pazienti, ma anche le restituiscono una vita normale con un seno dignitoso, quindi insomma anche la loro qualità di vita, i rapporti interpersonali con il partner, sono tutte cose che fanno parte della vita quotidiana, quindi questo è molto importante. Professore, per rivolgersi appunto, lei interagisce Marzia naturalmente, Marzia Sedok, ma cosa devono fare, ad esempio i telespettatori che adesso ci stanno guardando, cosa devono fare per aiutare adesso a parte il nostro spazio? Allora, noi adesso dobbiamo organizzare dei fondi, quindi probabilmente verrà istituito un fondo dove poi possono essere indirizzati, diciamo, le eventuali donazioni. Siamo proprio alle fasi più iniziali di questa esperienza. E, anzi, io voglio ringraziare anticipatamente Marzia, l'amico Lorenzo, che ci tiene a far sapere che si chiama artisticamente Alex Sotto Zero. Lo salutiamo anche lui. Sì, l'amico Carmignani, che è già presidente di una Onlus e che fa tante cose belle per avere fondi per aiutare le gente. Adesso stanno ultimando la raccolta per tutto quello che è successo di brutto a Genova con tutte le alluvioni. E quindi stiamo cercando di mettere su insieme un'organizzazione con l'aiuto di tutti quanti per poter avere dei fondi che permettono l'acquisizione di nuove tecnologie, macchinari, perché no, delle borse di studio per giovani ragazzi volenterosi che si vogliono dedicare alla ricerca e quindi portare una nuova linfa, nuova entusiasmo per aiutare le donne affette di questa malattia. Quindi degli spettacoli. Non dimentichiamoci che solo in Italia ci sono circa 45.000 nuovi casi di tumore del seno. Però vorrei dare un messaggio positivo, perché a fronte di questo trend che aumenta, ma aumenta solo perché c'è lo screening, c'è una diagnosi precoce, la mortalità diminuisce. E questo grazie proprio a tutte le tecnologie moderne. Allora, e su guardi, questo dobbiamo lavorare. Professore, con Marzia, qui presente, Sergio Garroni, Maristella, Don Bacchi e Daniel, noi cercheremo di fare il possibile per dare un contributo, come possiamo fare, Marzia? Io non so cosa dire, sono molto emozionato, nel senso che sono felice che ci sia gente come voi, così generosa, pronta a dare una mano per il prossimo in tutte le occasioni.
quindi vi mando un abbraccio veramente caloroso. Grazie, ci perdoni professore che dobbiamo sempre stringere, facevo cenno a Marzia perché purtroppo non possiamo fare oltre. Quello che vi posso dire ancora è grazie e un saluto caro a voi tutti e ai vostri telespettatori. Grazie professore, grazie a lei, arriviamo a Roma. Un abbraccio. Allora grazie. Mi spiace sempre. Ciao Marzia. Ciao, arrivederci ciao, professore. A me spiace sempre, Marzia, tagliare così, sì. Vorrei avere davvero tanto tempo, purtroppo io lo devo dire, questa sera davvero è l'ultima puntata e mi permetto di dirlo, gli editori non ci aiutano molto a questo, cioè non è che ci aiutano lo spazio a dire comunque cerchiamo di fare delle cose che facciamo anche del bene. Purtroppo qui è una TV commerciale e siamo sempre, non solo qui, ma in generale anche chi non è commerciale, perché lo sappiamo benissimo, ma davvero sociale dedicato poco. Ma non è perché c'è meno, molti dicono ma sì, ma non ha Auditel, non ci sono gli sponsor, che non è vero, non è vero, basta parlarne insieme. Se ogni programma o ogni artista mette del suo e dà del suo, insomma insieme è sempre quella goccia che possiamo riempire il vaso e cominciare a fare qualcosa di buono. Detto questo, perché davvero il tempo è tiranno, io vorrei mandare, adesso andiamo un pochino più sul superficiale, sì. Marzia. Allora, per 10 puntate, ma soprattutto per 2-3 puntate, c'è stata un concorso, è una cosa, un gioco, dovevano indovinare chi è questa ragazza. Chiedo alla regia che era con me, questa ragazza bionda, non so se è pronta la foto, la Emanuela della Liguria, e abbiamo mandato a questa famiglia Giuseppina di Palermo, perché davvero ha indovinato, ha detto no, ma l'ho capito perché avevate gli stessi occhi, no, i suoi sono un po' più blu, ma volevo dire che Emanuela comunque è mia sorella, pensa Don Bacchi, la settima sorella, quindi questa sera è la decima puntata, Maria Stella che sono io, Antonia, Diamante, Adelaide, Lucia, Laura e Emanuela che era l'ultima. C'è la foto per far vedere, era la settima, grazie a Dio, la settima sorella che ora, eccola qua, la prima e la settima 20 anni dopo. Quindi facciamo un applauso a Giuseppina di Palermo che ha indovinato e abbiamo mandato tutte le magliette. Grazie. E un bacio a Manuela che grazie a Italia Amica insomma sta lavorando. Allora adesso volevo ricordarvi, chi vuole interagire in diretta al telefono 049 8733 101, non dimenticatevi che diamo voce a voi, certo naturalmente mentre ci sono i video in onda non possiamo ricevere la telefonata, questo si sa, poi oppure scrivete Italia Amica con 2 A @canalitalia.tv. Adesso passato questo andiamo un attimino su, guarda cosa mi metto qua, in diretta, ecco qua, cos'è sto patron? Cos'è questo? Eccola qua, musica controcorrente, vogliamo inquadrare? Che se non erro, riusciamo? Guarda che cartellino qui, partiamo, su. Patron, stai dormendo, pronto? Pronto, ecco qua, musica controcorrente, partiamo? Tanto... C'entrava anche Don Bacchi in questo. Sì, ero il direttore artistico della manifestazione. Ho scelto insieme a mio figlio Emiliano, che è produttore. Che salutiamo, cogliamo l'occasione di salutare Emilio. Cioè, Emiliano, precisiamo. Ci tengo soprattutto. Che ben diverso. Molto diverso da Emilio, sì. E dicevo quindi che sono stato il direttore artistico di questa manifestazione, alla quale poi ho anche partecipato